l'Europa, fra un anno ritorno e vi saprò dire se sarò in grado di costruire questo ponte. Il re gli mette i soldi sul tavolo e giù una parte, insieme a tre suoi collaboratori, gira tutta l'Europa, gira la Svizzera, la Francia, l'Inghilterra, alcuni stati del nord della penisola, e va a visitare di tutto, cioè la sua mente estremamente geniale gli permette di analizzare e prendere appunti, perché non esisteva la fotografia, quindi ritorna con una cassa di legno piena di appunti. Di che tipo? Di ingegneria, di costruzione di ponti, di costruzione di strade, di, anche di burocrazia, perché va a studiare come venivano realizzate dal punto di vista dei capitolati d'appalto le varie opere in tutta Europa. E tra l'altro tutti questi appunti che lui riporta a Napoli serviranno poi a redigere i materiali, i manuali che poi verranno studiati negli anni successivi nelle università italiane. Quindi questo è un altro grazie che dobbiamo a Luigi Giura. In quegli anni però nelle condizioni ritorna e dice sì, io posso realizzare questo ponte. Costerà 75.000 ducati, il re li mette a disposizione, non come oggi, costerà effettivamente 75.000 ducati, quindi non viene sforato il budget, e verranno interamente finanziati dal Regno delle Due Sicilie. I lavori partono nel 1828, dopo due anni però comincia a succedere qualcosa di imprevisto, cioè cominciano a crollare dei ponti di questo tipo. Ci provavano, abbiamo visto, gli austriaci, i francesi, gli inglesi. Crolla per esempio il ponte del famosissimo ingegnere Navier in Francia, il ponte sugli invalidi, il ponte degli invalidi sulla Senna. E ad uno smacco incredibile per la Francia, per cui i ministri del re, un po' allarmati, si recano da re dicendo probabilmente è il caso di sospendere i lavori, perché proprio questo tipo di ponte non è fattibile, si crollano così. Fu allora che il re, nel frattempo diventato Ferdinando II, succeduto al papà Francesco I, disse tutta risposta, come passate con Guaglione, che poi il nostro slogan che vediamo, no, su tutte le nostre comunicazioni. E ripartiamo proprio dai ragazzi, grazie a questa, riprendendo un po' la frase di oggi. Questa cosa che potete vedere ve la dico dopo. Intanto i giornali rimavano contro, tutta la stampa inglese, questo è il giornale più famoso, lo Strategic London News, scriveva il 20 maggio del 1828 perplessità sulle capacità progettuali e costruttive dei napoletani e vive preoccupazioni sulla sorte dei poveri sudditi, sicure vittime di questo vano esperimento di sprovveduti, dettato solo dalla voglia di primeggiare. I lavori andarono avanti, l'ho visto, ma ancora il 4 maggio del 1832 questo simpatico giornale scriveva: il ponte probabilmente è pronto, ma non viene ancora collaudato per timore del suo sicuro crollo. Passano 6 giorni da questo 4 maggio e il 10 maggio il re Ferdinando II, a capo di una schiera di uomini di tutto il suo esercito, si pose al centro del ponte. Tutte le popolazioni di questi paesi vennero a vedere questa giornata. Pensate che veniva il re da Napoli, quindi da Sudo, da Mola, da Gaeta, da Castelforte, da Sessa, da Cellone, tutti a vedere il re a 2 chilometri di distanza, no? E il re si pose al centro, qui c'è una raffigurazione bellissima, questo re, tutto lo schieramento, fece passare l'ultimo, prima al troppo, poi al galoppo, i suoi soldati, poi i carri, le truppe, i carri con i cannoni sopra, e quello che dico l'auto, il ponte non crollò, il ponte resta. Quindi la realizzazione avveniristica era perfettamente riuscita alla faccia di chi ci voleva fare. Quello che io dico sempre, è importante capire questo, non si era a conoscenza della tecnica di costruzione di questo ponte. Che significa? Io non voglio fare un paragone irriverente, però il Colosseo, no? Oggi è un esempio di che so, momento che rappresenta l'Italia nel mondo, ma la tecnica di costruzione di un anfiteatro di quel tipo era nota. Stessa cosa per la Torre di Pisa, la tecnica di costruzione di una torre in travertino era nota. Qui non si conosceva la tecnica di costruzione, si andava per tentativi. Siamo stati i primi a riuscirci in tutta l'Europa e quindi nel mondo.
è il primo punto, colonne separate, cioè senza una trave che le unisca, di tutto il mondo. Non è poco, se ci pensiamo bene, è qualcosa che può rilanciare l'economia di questa regione, ma l'economia dell'Italia, voglio dire, lasciatemi esagerare. E piano piano qua ci stanno mettendo l'attenzione, lo vedo semplicemente, lo vediamo noi nel comitato, semplicemente da un anno a questa, da 7-8 mesi a questa parte. Questo lo tralasciamo perché non voglio andare lungo, vi faccio vedere quindi perché ho messo l'extraterrestre, perché l'extraterrestre, se noi lo mettessimo davanti a questo mondo, no Claudio, gli raccontassimo la solita storia che si legge oggi sui libri, cioè un regno arretrato, sedimentale, povero, governato da governanti barbari, eccetera, eccetera, e poi dicessimo ha realizzato comunque questo primato, e l'extraterrestre dice un attimo, allora, o è vera la prima parte della storia che mi ha raccontato, o è vera la seconda. E dato che sono davanti a questo punto, io lo vedo a questo punto, allora la prima parte che mi hai raccontato non è questa. Sarebbe bastato questo per smontare decenni di narrazione di una storiografia che ci ha raccontato altro, no? Sarebbe bastato questo. Questa è il punto, perché io adesso mi sto semplicemente delle immagini per far vedere il punto com'era. Guardate che bella questa immagine prima della guerra. Perché poi cosa succede? Succede che, questa è un'altra immagine, cioè, del ponte, succede, questa è una balilla che ci transita sopra, perché prima ci passavano le macchine. Giura addirittura lo progettò pensando a un carico tale da sopportare, un carico tale di un treno, cioè il progetto era anche per farci passare il treno, che diranno secondo, aveva una mente talmente aperta, aveva fatto i progetti di realizzare dorsale adriatica, dorsale tirrenica, di ferrovie che si andassero a congiungere a quelle da Lubiana, cioè non stiamo spostando. Però che successe? Nel 1943 l'esercito tedesco in ritirata dopo l'armistizio dalla Sicilia attraversò il ponte e minò il ponte imbarcato in due punti, quindi lo fece saltare. Per fortuna non vollero distruggere il ponte, perché sennò avrebbero messo delle mine dentro le colonne e non avrebbero messo più nulla. Dato che l'80% del ponte sta nelle sue colonne, nei suoi migranti che sono dentro le colonne, come vedrete quando vedremo il ponte, l'80% del ponte è rimasto in piedi. Quello che sta a posto in barcato, guardate come si vede proprio, i soldati davanti al ponte che fecero saltare. La cosa bella è che da quando esiste il comitato ci scrivono da tutte le parti, dagli Stati Uniti ci hanno mandato foto e materiale. Questo è il ponte che era rimasto, vedete, in un cone, non c'era più il ponte, e ancora oggi quindi dobbiamo però un grazie all'onorevole Franco Compasso, perché Franco Compasso dopo la redazione del progetto di fattibilità dell'ingegnere Italia Corrida, Compasso promosse nel luglio del 1988 un'iniziativa politico-parlamentare e andò a depositare al Parlamento europeo una proposta di risoluzione intesa a suscitare consensi ed interventi finanziari comunitari per il ripristino del ponte. E a me piace citarlo Franco Compasso, vorrei leggere le sue parole perché sono attualissime oggi, noi di fatto siamo partiti da queste parole. Lui disse: l'iniziativa parlamentare da me promossa ha riscosso l'adesione e il sostegno di un vastissimo arco di forze politiche. La proposta è stata infatti sottoscritta da ben 40 parlamentari di tutti i gruppi politici e di tutti i 12 stati membri della comunità, tempo erano 12. Credo si tratti di una proposta finalizzata all'obiettivo di un pieno recupero culturale, sociale, turistico di un complesso storico-archeologico al servizio di una vasta area. E continua l'onorevole dicendo: ritengo pertanto che gli amministratori pubblici, gli uomini di cultura, gli studiosi, gli enti turistici, gli imprenditori debbano sostenere l'azione volta al recupero del ponte Menzies sul Gargallo. Il suo ripristino genererà una forte e inconfondibile valenza ambientale di grande suggestione e richiamo come non vi è in Italia. E aveva ragione, aveva perfettamente ragione.
riscopriamo questo ponte dimenticato. Queste sono alcune foto giusto per salutarvi con tre ponti che oggi si vedono, raccontano una storia bellissima. Questo è del 1832, il posto unico al mondo, questo degli anni 50, questo qua giù del 1998, no, 94, quello strallato, ma se ci si gira dietro si vedono ancora sott'acqua delle mine del ponte romano, quindi attraversiamo la storia di 2000 anni. E guardate, vi faccio vedere un documento per la prima volta, lo facciamo vedere, perché in merito il dottor Pierpaolo Pellagalli ci ha contattato alcune settimane fa. Chi era? Era la persona che nel restauro del 98 era stato incaricato di filmare la ristrutturazione e ci ha mandato un DVD che noi adesso stiamo montando per fare un convegno e far vedere le fasi della ricostruzione. Io quindi qui, perdonate, ma ho fatto delle foto al computer, quindi si vedranno male, ma ci si rende conto di quello che è stato il restauro. Guardate come erano ridotte le sedici, in modo da essere praticamente rotate. Era completamente distrutta la parte di sotto, questi erano i resti accatastati nell'area, una spinge si trovava a terra, addirittura senza il sottasamento, completamente in corpo, abbandonato. Guardate, qui ci sono tranciati i cavi delle catenarie. Questa è una delle garitte, quella da Lazio. Qui oggi c'è il giardino con la perché è venuto con la campana in bronzo, guardate com'era. E quindi le impalcature che piano piano sono andate su. Guardate qui, era stato rifatto un basamento, è stato smontato dalla parte di sotto, diciamo, spianata. Smontate le colonne, queste sono le colonne che come dei Lego Giuna aveva pensato, per quando vedete al punto vi racconterò i segreti di questa struttura. Qui non ci sono più le colonne, sono state poi rimontate, ecco qui non si vede, vedete, non ci sono, erano rimontate, questo è il restauro delle quattro spingi. Il restauro degli architetti, sono stati smontati e messi giù, la parte di cunicoli dove il ponte nascosto, che poi è bellissimo da vedere, permette diciamo, di vedere le catenarie che si infilano sotto terra, circa 15 metri, è stata trovata proprio una targa in marmo che si trova all'interno, pensate, non visibile, all'interno di una delle colonne, cioè all'interno di uno di quei blocchi. Quindi sappiamo cosa c'era scritto dentro. Oggi è questa la figura che ci si trova di fronte quando si arriva al ponte, e noi ogni anno per ricordare quei morti di cui parlava Fernando Riccardi, morti ragazzi che avevano 16-17 anni dal comando di Pozzelli, che sapevano di morire e morirono quella notte del 2 di novembre, portiamo un mimo sul ponte che simbolicamente la lancia dei fiori per ricordarli. L'estate facciamo degli eventi, quest'estate uscirà il calendario degli eventi di luglio e d'agosto, dove grazie all'associazione Ariella faremo anche dei concerti di musica classica e grazie al contributo del comune di Cellule riusciremo quindi a fare questa operazione congiunta che è finalizzata proprio a creare, come dire, un salotto culturale, quindi a riportare vita non solo sul ponte ma anche intorno al ponte. E le idee rivoluzionarie di Luigi Giuna, ecco, io in un'oretta adesso vi spiego queste, no, sto scherzando, era per dire che aspetto tutti al ponte che avete terminato. E per concludere voglio dire una cosa ai ragazzi, fare una metafora che mi piace. C'è un entomologo, sapete l'entomologo, no? Che studia gli insetti, prese un barattolo di vetro perché voleva vedere se attraverso un esperimento le pulci cambiassero il loro modo di essere. Le pulci hanno la loro natura ovviamente nel sacco, no? Però che fece? Le mise queste pulci in un baratto e lo coprì con un vetro trasparente. Le pulci cominciarono a saltare impazzite cercando di uscire. Dopo prove e controprove, l'entomologo tolse il vetrino e le pulci rimasero sotto, fermi, immobili, non saltavano più, non ci provarono più a uscire dal baratto. Ecco, io quello che dico è che il nostro ponte meraviglioso è in quel barattolo da 158 anni, cioè da dopo il dal 1861. Eccolo là. Piano piano lo stiamo tirando fuori, ma è grazie alla volontà di tutti noi che ci si riuscirà veramente a farlo saltare fuori. Quindi grazie ancora doppiamente per questo contributo. Grazie.
Alessandro, per la Corsi, che ha aggiunto la quarta edizione, ci sarà quando in futuro per ricordare gli Arena di Arienna, che grazie a questo artista Fabio Lorenzo ha dato il dono tutti con gente veramente particolare e poi premiata, quindi l'anno prossimo a quest'anno, spero anche in futuro, oltre che al comitato di Figione, quando presenteremo di Arienna in questo premio, che questo giorno vi spiegheremo adesso le cose. Dopo voglio dire un'altra cosa. Quando si parla di Napoli, io dicevo il fatto dell'Impero delle Spagne. L'Impero delle Spagne, per la Danzazio Memoria, è contro la città cattolica che ha rappresentato. Ma voglio soltanto dire una cosa, che in quel periodo Napoli era la New York dell'epoca, e il centro del mondo era questo territorio, ed era estremamente ricco. Poi, forse se avete un po' di potete parlare, vi renderete conto di come eravamo grandi sotto l'Impero delle Spagne. Poi un'altra cosa così, quando capiterà adesso fine stagione d'estate con le giornate di grande alluvione di pioggia e la sera finisce, verso mezzanotte l'una, che è l'unico momento in cui non c'è inquinamento a questo modo, andate su il ponte vicino di noi italiani, aspettate, che è qualcosa di veramente, a me in puro caso mi è capitato, ed è qualcosa di eccezionale, che il silenzio del fiume quando parlo veramente, quando però sono capitati in quella giornata all'unione che poi c'era qui e dopo la testa. Veramente di consiglio della faccia, qualcosa di incredibile. A voi. Brevemente, adesso una canzone che in realtà è nata come una strocca nel 1700, perché le canzoni conoscono gli autori. Questa la strocca negli anni è diventata una vera e propria tarantella. Nel 1800 fu anche eliminata, diciamo, con il nome Tarantella di Positivo, ma è una canzone un po' cara a tutti, che conosciamo tutti e la conosciamo con il suo nome Cicerella. Thank you.
visto che prima vogliamo parlare di bellezza, di arte, passiamo da una bellezza all'altra, è la bellezza straordinaria della scuola musicale napoletana. Non credo che nel mondo ci sia una scuola che ha un repertorio così vasto e così importante, e per questo ci ascolteremo con molto piacere le parole della professoressa Raffaella Palumbo, professoressa al Conservatorio di Avellino, a cui cedo la parola. Anche considerare con attenzione la curiosità tutto ciò che purtroppo il tempo ammanca, e da alcuni giudizi io sono lì al Conservatorio di Avellino e poi mi sono diventata anche insegnante, professoressa di storia di estetica musicale, con due elementi che sono molto difficili da considerare. Era soltanto un escursus di nomi, di opere, di forme che si devono comprendere, la datazione precisa, eccetera, eccetera. Quello che a me ha dato è stato quello di rendermi conto come nel meridione italiano noi abbiamo avuto delle grandi opportunità da iniziative che però non sono state completamente intese, da quelle che erano anche gli stessi regnanti attestati sul trono di Napoli. Tra una delle più innovative esperienze, redditizie tra l'altro, fu l'apertura dei ben 4 orfanotrofi. Vabbè, orfanotrofi, la dolcezza, gli orfani, i bambini, i poveri, d'accordo. E questo fu a partire, pensate, dal 1500, che erano opere di carità che accoglievano appunto in modo particolare i bambini, orfani o poveri. E davano un'istruzione, insegnavano loro una professione. Questi due istituti poi si trasformeranno, pensate, 100 anni dopo, in scuole musicali nel 600. Gli artisti incominciarono ad essere molto richiesti dal mercato, e noi abbiamo che il termine orfanotrofio si trasforma in conservatorio. Perché? Conservatorio, sappiamo dal latino conservare, d'accordo, ok? Ed è usato però il significato di salvare, preservare. E fu proprio il termine addolcito di conservatorio che nasce dall'attenzione del popolo napoletano. Perché orfanotrofio, già nell'uso di queste sillabe, da qualcosa di lungo, di aspro, conservatorio, nasce, dava qualcosa di diverso. Tra l'altro indicava anche che i ragazzi che vivevano lì, prima di tutto erano occupati a cantare nelle chiese, in tutte le celebrazioni universali solenni che lo stesso regno di Napoli dava a vivere, e vi era l'opportunità di farsi notare, di essere chiamati, di essere indicati come maestri, di poter studiare anche uno strumento, di essere indicati nelle case dei più ricchi fondamentalmente, e quindi di avere un'opportunità diversa. E il primo, pensate, fu nel 1535, aperto da un maestro, il maestro Francesco, che era acconciatore di pelle o calzolare. Aperto da un maestro. Sì, di pelle, certo. Questa prese nome di Santa Maria di Loreto, perché accanto aveva una cappella che appunto era dedicata alla Madonna del Loreto. I ragazzi dovevano indossare una divisa bianca con un cappello rigido a falda larga. E il passaggio appunto al conservatorio, poi in mezzo 600, sarà con che cosa? E fra i suoi allievi, i docenti, noi abbiamo Alessandro Scarlatti, siciliano, sì, è vero, ma napoletano. Abbiamo Francesco Durante, abbiamo Niccolò Porpora. Alla fine del 500 ci sarà l'attività del Santo Onofrio, Santo Onofrio a Porta Capuano, che faceva capo, pensate, gli artigiani e commercianti di stoffe. La divisa degli ospiti era simile a quella di Santa Maria di Loreto, nella forma, ma la mantellina e il cappello erano di colore marrone. Come conservatorio, il Santo Onofrio, a cavallo tra il 600 e il 1700, partecipò alla stagione fulgida della musica napoletana, grazie anche alla presenza di autori stupendi, quali Leonardo Leo, Cotumaggi, pensate. Frammentare la notizia
quello di Dio Gesù Cristo, fondato da un terziano francescano. In questo caso la divisa era rossa, con mantellina e cappello azzurro, con i colori della veste di Cristo. Questo venne in uso all'inizio del 1700, più o meno 1743, però che cosa successe? L'edificio che lo ospitò venne poi adattato a seminario, ma noi abbiamo uno dei più stupendi compositori, che è Giovanni Battista Carbonesi, che morì giovanissimo, purtroppo di tisi, ed era il docente più prestigioso. Pensate che venne accolto soltanto a Pozzuoli da un convento di monaci che aveva il coraggio di stargli accanto e di aspettare, di attendere che non mancasse. Assolutamente. Sì. Quarto e ultimo è l'orfano trofio di Santa Maria della Pietà, che gli orfani avevano una divisa che era stata di colore turchino, per cui divenne noto come la Pietà dei Turchini. E sicuramente il più organizzato di tutti, perché si trasformò in conservatorio solo nel 1622, nel momento di massima splendore. Annoverò come docenti Provenzale, Fago, lo stesso Leo e un poligrafo, poeta erudito che è Saverio Mantelli, nel 1791 suggerì un memorandum alla corte che si realizzò proprio nella raccolta, la prima che noi abbiamo nel nucleo base del tesoro bibliografo che è musicale e che è la biblioteca del Conservatorio di Napoli. Dopo il voto rivoluzionario del 1799, tre dei quattro conservatori furono chiusi. Pensate che nel 1797 Loreto diventa un ospedale militare. E rimase soltanto quello dei Turchini, che però era troppo piccolo per poter andare a far fronte a tutta la nuova situazione. Che succede? Nel 1806 Napoleone Giuseppe, che appunto è a Napoli, fondò un altro conservatorio. Il 10 gennaio del 1807 abbiamo il Collegio Reale di Musica per soli musicisti. Tale nel 1808 si rese conto che c'era bisogno di un più ampio spazio, per cui viene portato nel Collegio delle Dame di San Sebastiano. E dopo la restaurazione borbonica, Francesco I, papà di Ferdinando, nel 1826 ordinò un ulteriore spostamento nell'antico convento dei Padri Celestini, l'ordine che era stato fondato da Celestino Vigno quando si ritirò sulla Maiella. Da quel momento si parlò del Conservatorio di San Pietro a Maiella, con il nome che giunto fino ad oggi. Ed è il fulcro della gloriosa scuola napoletana tra il 1700 e il pieno del 1800. E pensate che passa dall'importatrice di opere ad essere la produttrice. E dobbiamo collegare gli anni con la cronaca napoletana che dal 1740 si gode di una reputazione internazionale nel campo delle arti musicali. A teatro imponentissimo, tra quanti eretti a Napoli, è il San Carlo, il più antico teatro operante in Europa, costruito nel 1737, pensate 41 anni prima della Scala a Milano. E fu del 1778, 51 anni prima della Fenicia di Venezia, 1792, sì, quindi va una musica stupenda. Non hanno mai interrotto, pensate, le sue stagioni, altro che 20 anni, perché? 1874-75, a causa di mancata sovvenzione, pensate che il mio regno, la famiglia Bologna, donava un tot di stati fondamentalmente. Per alimentare le stagioni, i personaggi, eccetera, eccetera. Ci fu soltanto l'incendio del 1816 e nemmeno la seconda guerra mondiale è stata capace di interrompere l'attività. Con l'incendio del 1816 il teatro fu costruito in 6 mesi. Nel secondo, una serie di concerti per le forze armate sostituì nei momenti più drammatici del conflitto la normale attività di spettacolo. Il teatro San Carlo divide con la Scala il primo atto della più antica scuola di ballo italiano, fondata contemporaneamente a Milano e a Napoli nel 1812.
mentre nel 1816 data anche la scuola di scenografia. Noi abbiamo quindi, il Sempello nasce per volontà di Carlo di Borbone, che decise di dare alla sua capitale un teatro che sostituisse il vetusto San Bartolomeo, che è di proprietà della casa degli Incurabili, e assegnò a questa istituzione benefica una rendita di 2.500 ducati, pari a quelle che erano praticamente tutte le spese della gestione. E pensate, lui ordinò l'abbattimento del San Bartolomeo, il recupero del legname. Nello stesso tempo venne mandato alle fabbriche reali di progettare il nuovo teatro in un luogo proprio centrale. Questo perché il teatro Ottavino, scusate, quello su Gavinano, è stato fatto grazie anche a quelle che sono le ferriere del Manano, che sono le prime che sono nate nel mondo grazie al regno Borbone. Non perché voglia propagandare, ma soltanto perché il territorio del Meridione aveva le ferriere, aveva organizzato commerci, situazioni artigianali che erano impressionanti, dopo che arrivò e vi accennerò anche qualcosa di più. E dice, il 4 marzo del 1737 fu firmato il contratto con l'architetto Giovanni Antonio Merano e l'arquitettore Angelo Garasano. La spesa fu calcolata in 75.000 ducati. La consegna fissata per la fine dell'ottobre dello stesso anno, di prima fu mantenuto con una straordinaria precisione, perché il 4 novembre del 1737, giorno onomastico del sovrano, il San Carlo fu inaugurato con l'opera a Pile Vicina di Pietro Metastasio, più grande personaggio, con musica di Domenico Sandro, che diresse l'orchestra e con due balli per intermezzo creati da Grossa Testa. La parte di Achille, pensate, fu sostenuta con usanza dell'epoca da Madonna, Vittoria Tesi, detta la Moretta, con accanto Anna Peruzzi, detta la parrucchierina, prima con una soprano e il tenore Angelo Amorevole. Questo non mi deve studiare, perché era normale che le voci più chiare e alte venissero interpretate anche dalle donne, cosa che era un po' inusuale, che invece no, sì, con i falsettisti, solo che i falsettisti non davano espressione, non muovevano, non avevano il volto, loro erano abituati alla bravura, al cinesismo, ai gordici, e quindi a dimostrare quanto durasse quell'opportunità, perché noi abbiamo avuto una marea di fanciulli che sono stati operati, in quanto avevano l'opportunità di vivere bene, e questo della Chiesa era stato giudicato non colpevole, anche perché era l'idea che chiaramente la passione fisica porta a certi peccati, quindi si poteva eliminare anche in una vita determinata. Ma loro dissero, e lo hanno dimostrato, i Caffarelli, i Farinelli, i Gizieto, per esempio, che sono appunto della scuola napoletana, hanno girato l'intera Europa, portato in palma di mano. Pensate che Mozart, diciamo Mozart, alla tavola dell'aristocratico presso cui lavorava, gli venne detto, dopo che aveva studiato Mozart, e vai a cenare con i cuochi, i canelieri che portano via il tutto. I Farinelli, quando sarà la corte spagnola, il re gli disse, se tu va, ci fai ascoltare la faglia. Se ti va, a Mozart è stato tutto questo. A lui, se ti va, ci immagini questo. Veramente erano ritenuti, portati in un determinato, veramente in alto. E questo cosa vuol continuare a accadere? E in breve tempo il teatro di San Carlo immediatamente si sposa la nazione dei napoletani, ma anche degli stranieri, e divenne quindi un'attrattiva giudicata sempre uguale per la grandiosità, la magnificenza dell'architettura, le decorazioni in argento e oro, l'interno dei parchi in azzurro. Il rosso fu introdotto solo nel 1854 da Ferdinando II, e il azzurro fosse il colore ufficiale della casa.
La sua situazione era stata prevista fin dal 1816 nel progetto appunto di costruzione del teatro dopo l'incendio, ma anche per l'impresa musicale di spettacolo. Con Leo, Porfora, Tretta, Piccini, Vinci, Anfossi, Durante, Iommelli, Cimarosa, Paesiello, Zingarelli, Napoli divenne in conseguenza una delle due capitali, l'altra era Parigi, della musica europea. Così anche i compositori stranieri considerarono San Carlo come un traguardo della loro epoca. Johann Adolf Fass, che poi spiegherà Faustina Cordonica, il famoso cantante dell'epoca, pensate che si vada a chiamare, che lo chiameranno, il caro Sassone, e anche più popolare. E allora, Johann Christian Bach, come definito dopo, il nostro Sebastian Bach, il gruppo, allo stesso modo i più celebrati cantanti ambirono esibirsi sul palcoscenico del San Carlo, il teatro di Napoli, e molti consolidarono su questo la loro fama. Abbiamo per esempio la Lucrezia Amoniari, detta la Bastardella, a Caterina Cappelli, detta la Cocchetta, ai celebrati incastrati, Caffarelli, Farinelli, Gizzetto, tutte e tre provenienti dai conservatori di Napoli, sino a Giovanni Battista Leguti, che è l'ultimo arrivato cantore. Pensate che sull'antologia della Garzanti lo riportiamo che nel 1910 è morto l'ultimo conosciuto cantore falsifista e elevato. Sotto Giorgio Cura, il San Carlo fu rinnovato nell'aspetto esterno dall'architetto Nicolini, ma nella notte del 12 febbraio 1816 scoppiò un incendio che lo distrusse completamente. La città era in lutto e i giornali di tutta Europa raccontavano questo evento. Ma 10 mesi dopo, alla fine dello stesso anno, era già risorto. Fu re Ferdinando I di Borbone ad ordinare, 6 giorni dopo l'incendio, che San Carlo venisse senza indugio ricostruito. L'incarico fu affidato a Nicolini come impegno di riportarlo tale quale come era prima dell'incendio. Venne rispettata la pianta del Medrano con banchi disposti in seoli più quello reale, venne però migliorata la custodia. Pensate che ancora oggi, unanimamente, viene considerata perfetta. E fu ampliato il palcoscenico. Giuseppe Camarano dipinse il suo figlio pittore assistente, che è a Apollo che presenta a Minerva i più grandi poeti del mondo. E il sipario venne sostituito soltanto nel 1854, pensate che è ancora in uso. A parte la creazione del golfo mistico che viene suggerito da lei nel 1872, l'impianto di illuminazione elettrica, perché viene tolto quello che era il lampadario innumerevoli candele, e il nuovo foyer con il corpo laterale dei camerini degli artisti. Nessun mutamento che è stato fatto in l'impianto. E oggi la sala appare come la vide un certo Stendhal, permettetemi. Stendhal nella sera della sua seconda inaugurazione, il 12 gennaio 1817, riporta: non c'è nulla in tutta Europa che non dico si avvicina a questo teatro, ma ne dia la più pallida idea. Gli occhi sono abbagliati, l'anima, la vita. Si rappresentava quella sera il sogno di Parterre di Johann Mann, scritta apposta per l'occasione e seguita poi da un ballo creato da Salvatore Pianò, uno dei nostri maggiori esponenti della scuola coreografica napoletana, che era cresciuto a cavallo del secolo e dominò la scena e opera. Un ulteriore particolare caso è attivato da Napoli nella Sicilia, e cioè la politica protezionistica messa in atto dal governo borbonico. Dopo il 1824, per favorire le attività manifatturiere del Regno delle Due Sicilie e per ostacolare l'importazione di prodotti stranieri, che stimolò per diversi decenni l'attivazione dell'attività di artigiani locali, l'aumento del dazio sull'impostazione degli strumenti stranieri, in modo particolare dei pianoforti milanesi che erano molto graditi. Infatti, ci sarà il fiorire, soprattutto a Napoli e a Palermo, di numerose manifatture in grado di soddisfare la richiesta locale. Peculiarità delle fabbriche napoletane e siciliane era quella di realizzare, permettetemi, copie a basso prezzo gli strumenti stranieri.
termini, soprattutto in crisi. Difatti, per favorire i costruttori locali, il protezionismo non comprese, dunque, il pianoforte di produzione estera, un vero e proprio lusso che soltanto le famiglie più abbienti potevano ospitare nei propri saloni. Per coloro che sono tanti amatori, più della verità, della patria e del proprio ricchezza. Tra i costruttori che si guadagnarono una discreta fama nel regno, a Napoli pensate, ve ne furono oltre 150 e anche in Sicilia lavorarono diverse decine di artigiani. Possiamo ricordare in modo particolare napoletano Carlo De Meglio e Giacomo Ferdinando Sivieri. Sivieri scriverà un trattato sulla costruzione del pianoforte che rimane ancora oggi la più ampia trattazione in lingua italiana su questo argomento. La produzione italiana però rimase comunque sostanzialmente confinata nel consumo locale e non estese mai in modo significativo i propri commerci, al di fuori purtroppo dei confini nazionali, dettata anche da ragioni di carattere politico ed economico, che fecero mancare il decoro dell'industria italiana. Frammentazione politica del paese, l'insufficienza delle reti di comunicazione, l'inadeguatezza dell'industria manifatturiera per le materie prime, specie per i metalli, ma anche la netta diffusione del vapore. Da ricordare che il San Carlo a Napoli, con la guerra, la seconda guerra mondiale alle spalle, ospitò Edoardo De Filippo per rappresentare almeno una volta la sua nuova commedia, che era Napoli Milionario, nella città che ne era protagonista, perché era l'unico teatro in piedi e dovette chiedere in prestito agli alleati una domenica mattina il San Carlo Opera House, come era stato ingresizzato. Il nome in quanto era stata requisita dalla componente britannica della pintura arrivata tutto quegli arrivati. Il teatro era stato graziato dalle bombe e il sipario si apriva tutti i giorni, spesso anche due volte al giorno, a beneficio dei militari alleati, in un tributo di La Bohème, Madame Butterfly, Aida, Traviata, Cavalleria Sottigana, Pagliacci. Quasi tutti i suoi spettacoli venivano trasmessi per radio dalla BBC nel Regno Unito, così che nel 1947 il Comedy Art, risparmiandosi dalla guerra, ma con un'orchestra ancora in distanze perso, ancora sotto gli anni, fu trasferita a Londra l'intera tournée di San Carlo Opera House, tra le prime un'intera stagione che venne completata alla fine di ottobre del 1956. 60 rappresentazioni con 8 titoli tutti italiani e con italiani erano interni. Pensate che viene chiamato anche Beniamino Gigli, che era stato accusato di essere il fautore della pubblicità per quanto riguarda il fascismo, perché lui aveva registrato poco prima della guerra un inno in cui diceva che Mussolini aveva creato gli italiani. Beh, Beniamino Gigli viene riconosciuto poco prima di entrare nel Comitato e viene applaudito. Questo aggiungimento che la bellezza, l'Africa, permise di poter ricongiungere l'Italia che era stata condannata in tutti i paesi che erano in primo elenco quando si farà appunto la discussione su questa Italia, perché era ancora la portatrice, come diceva il vostro giudice, della bellezza dell'Africa. Di qualcosa che non si può cancellare, non si deve cancellare. Chiudiamo dando il saluto finale all'amministrazione comunale di Cerro attraverso l'assessore Giovanni Di Nino. Buonasera, grazie. Con Amaro non è potuto essere qui, che è un'opera che interessava soprattutto il padre, il vicino, ma aveva già solo un impegno. Grazie a tutte le associazioni che hanno reso possibile più frumento, a quella della Riera e alla Roccia, la ricerca, perché ci date sempre regalate delle emozioni bellissime come quella di stasera. Abbiamo già concordato delle sale che abbiamo sul ponte, l'amico Francesco, quindi l'amministrazione è presente, c'è e ci sarà, perché quando si tratta di queste manifestazioni bellissime. Grazie.
l'ascolto, soprattutto oggi in un momento in cui siamo abituati ai cellulari, alla velocità, alle cose che arrivano subito, ma veramente queste cose arricchiscono dentro. E io mi sento di dire che come associazione noi non vogliamo avere modo mai di sognare, e infatti per noi la presenza appunto della professoressa Pamu qua è anche una testimonianza non solo per il progetto diciamo immediato che speriamo andrà in porto insomma praticamente tra luglio e agosto, e questo sogno appunto di riportare la musica ai nostri giovani. La musica è un'arte speciale, è un'arte che arricchisce, al di là della capacità di suonare lo strumento ad un livello alto. E allora noi ci crediamo che anche a Cellone questa cosa può nascere di nuovo, e ci tengo a dire di nuovo, perché basta tornare ai nostri bisnonni e sapere che a Cellone suonavano tutti. Tutti avevano uno strumento, in tutte le famiglie c'era un musicista. Da tanti anni non è più così a Cellone. Ma noi non ci arriviamo, noi ci crediamo, e soprattutto tentiamo con tutti i rispetti di portare la musica quella vera, quindi di riportare la musica classica, quella che ci abitua all'ascolto, quella che ci apre la mente. Allora ecco, questa è una testimonianza, perché è un progetto che nasce anche grazie alla disponibilità gratuita dei giovani musicisti del Conservatorio Cina Rosa di Avellino. La cosa più difficile è coinvolgere i giovani, ma noi non ci arriviamo, ci proviamo fino in fondo. Non facciamo lo stacco musicale, ma passiamo alla fine, perché si è fatta pure una certa e non vogliamo essere denunciati per sequestro di persona. Quindi andiamo avanti e passiamo direttamente ai ringraziamenti velocemente. Presidente, c'hanno fame, si vede, si legge nel loro. Velocemente, mi siete presi tutto il tempo che volevate, adesso velocemente, va bene. Niente, siamo vicino a me il presidente della Provoca Centro di Cellule, insieme a Remi Rimo, i relatori e le associazioni che hanno partecipato alla realizzazione dell'evento. Preferisse voi? Eccolo qua. Vieni presidente. Grazie all'associazione.
dato la possibilità nel nostro percorso, perché noi avevamo fatto un percorso che portava dal Foce del Garigliano alla città di Sinuessa. In questo percorso si sono inseriti loro e noi siamo stati molto contenti perché abbiamo avuto la fortuna di incontrare l'ingegnere Pimpinella, il quale ci ha fatto innamorare del ponte che ha terminato. E i ragazzi soprattutto, devo dire, loro sono rimasti entusiasti e sono qua, pensate, loro stanno tra pochi giorni iniziano gli esami. Stamattina hanno fatto 5 ore a scuola e adesso sono qua. Il loro lavoro, se qualcuno lo vuole vedere, è nel monitor lì all'ingresso e niente, sono loro che ci danno soddisfazione. Ringraziamo l'Associazione Emozioni Fotografiche e il Presidente Angelo Stanziale. L'hanno ringraziato per la parte di questo momento. Il Presidente che abbiamo risposto poi successivamente sul ponte in una serata. Due parole. Buonasera a tutti. Grazie innanzitutto alla Liella, la nostra associazione di Luisa, per averci dato la possibilità anche noi come associazione culturale di Luce e il fomento delle fotografie di alcuni nostri soci che si sono legati sul ponte dell'Africa. Ringrazio di nuovo Viaggio per questa splendida possibilità. Grazie. Grazie a voi Presidente. Sì, vabbè, siamo ormai per noi è un'abitudine, è il Presidente dell'Associazione Militare Alta della Pianura, Claudio Salazar Cianelli, il nostro Presidente. Grazie di tutto, Claudio. Grazie perché ogni volta che concedo è sempre una partenza di emozioni che poi ci vediamo. Ma non è questa la nostra situazione. Anche per la mia città, di questa grazie e spero di poterci vedere presto. Sì. Va bene, adesso è il turno del comitato Luigi Giuro. Emiliano si affatica sempre a dire che non è ingegnere, però insomma quando fai i tuoi interventi sempre si vede con un pugno. Grazie a tutti, io volevo citare Henry Fredrick, poeta e filosofo svizzero, che diceva la verità non si può trasmettere alle folle, ma si deve propagare per contagio. E quindi oggi voi siete tanti virus che potete propagare questa verità, come stanno facendo questi ragazzi stupendi. Io quando faccio i convegni ricordo sempre l'esperienza di Chiara che è venuta al ponte con la scuola e poi il giorno dopo ci ha portato il papà e la mamma perché ha detto è talmente bello che dovete venirci, non c'è una gratificazione migliore di questa. Quindi grazie ancora. È il turno del professor Riccardi che ci fa sempre, ci lascia sempre senza parole con le preziose interventi, bellissimi, complimenti professore e grazie. Grazie a voi, speriamo che senza parole si intesi in senso positivo, perché altrimenti, cioè io dico una cosa, il Presidente Vapolotto diceva siamo sempre troppo pochi. C'è un proverbio latino che risponde meravigliosamente a questa osservazione. Gutta cavat male, cioè a furia di insistere anche la voce che piano piano riesce a scalfire la roccia, perciò andiamo avanti così, noi saremo sempre a vostra disposizione. Grazie. Grazie. Va bene, adesso è il turno della professoressa Raffaella Barullo, che noi ringraziamo di nuovo di averci dato la sua possibilità. Grazie professoressa, grazie. Va bene, sì, c'è la
questo, però dopo lo raggiungeremo noi. Io vi ringrazio di nuovo e vi do appuntamento ai prossimi eventi che probabilmente, come ha detto pure l'amico Emiliano prima, l'assessore prima, saranno fatti sul ponte Rio Ferdinando. Ok, passo la parola a Elena, se avete voluto dire qualcosa, giusto? Voglio dire così, che se avete ancora due minuti, per due minuti la voglia di ascoltare, qua tutti hanno parlato di fiume e ne vogliamo parlare anche noi di fiume, però noi ne parliamo a modo nostro, ne parliamo con un bel ballo sul tamburo, una bella tamburiata e ci facciamo una bella tamburiata sul fiume. No, stiamo usando la tua parola.